Il giorno dopo il drammatico attentato terroristico al mercato di Natale di Strasburgo, prosegue la caccia all'attentatore. Centinaia di uomini infatti sono alla ricerca del 29enne sheriff che, armato di pistola e coltello, ha ucciso intorno alle ore 20 di ieri sera 3 persone, ferendone 13, prima di dileguarsi a piedi. Drammatico il racconto dei testimoni. Ho sentito i colpi, 6 o 7, e ho visto 2 donne a terra colpite e una che urlava. Mi sono allontanato per mettermi al riparo. Abbiamo cercato rifugi in un cortile. La polizia ha evacuato la zona. E questo il racconto fatto dall'eurodeputato dei Verdi, Marco Affronte, uno dei tanti politici italiani rimasti bloccati nei ristoranti e nei locali durante quei minuti di terrore. E tra i tantissimi testimoni, anche una studentessa abruzzese, Dea Pelexic, 18 anni, di Francavilla al Mare, iscritta al 5° anno dell'Istituto Aterno Mantone di Pescara, a Strasburgo, in viaggio premio con altri ragazzi del Movimento per la Vita. Al momento dell'attentato si trovava all'interno di un ristorante. Questa la sua testimonianza raccolta telefonicamente. Ieri sera eravamo in un ristorante per cenare con tutti i ragazzi e abbiamo sentito queste sirene, questo cupo di gente che scappava di qua e di là. E siamo stati fortunati in quanto, stando al piano sotterraneo di questo ristorante, siamo riusciti a rimanere lì finché la polizia non ci ha dato il via di poter uscire. Probabilmente non siamo riusciti a sentire i colpi, ma abbiamo sentito tante sirene. Per quanto tempo siete rimasti in questo locale? 2-3 ore, credo. Qui i gendarmi, aggiunto ancora Dea, ci hanno tenuti al sicuro sino alla mezzanotte. Pur spaventati e terrorizzati, abbiamo immediatamente contattato le nostre famiglie per tranquillizzarle. Questa mattina la città si è risvegliata ancora con un forte senso di paura, ma la vita deve continuare. C'è paura, però comunque per la maggioranza cerchiamo di stare tranquilli. Di mantenere la calma, sicuramente. Sì. La vita deve comunque continuare malgrado la tragedia. Ovvio. Di quanto è avvenuto. Dea Pelexic stamani infatti con i suoi compagni si è recata in visita al Parlamento europeo, domani il rientro a casa. Intanto lo stato di allerta generale resta alto, ma è rientrato il divieto di uscire dai luoghi sicuri e le scuole restano aperte. E il drammatico attentato di Strasburgo ha riacceso il triste ricordo del precedente di Berlino nel 2016. Era il 19 dicembre, un lunedì, quando intorno alle ore 20 nel mercatino di Natale del quartiere berlinese un camion con targa polacca seminò la morte. 12 le vittime e 56 feriti, tra i morti anche Fabrizia Di Lorenzo, 31enne di Sulmona. Fabrizia faceva parte della cosiddetta generazione Erasmus, emigrata all'estero per cercare un lavoro dopo aver conseguito una laurea triennale alla Sapienza di Roma ed alcuni master in mediazione linguistica. Poi la decisione di migrare in mancanza di lavoro nella sua terra di origine e l'impiego in un'azienda di trasporti di Berlino, dove ha lavorato per 3 anni prima di quella maledetta sera del 19 dicembre.